essere o non essere. Questo è il problema. Se si è più nobile d'animo, sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell'iniqua fortuna, o prender l'armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli. Morire, dormire, nulla di più. E con un sonno dirsi che poniamo fine al cordoglio e alle infinite miserie, naturale retaggio della carne. È soluzione da accogliere a mani giunte. Morire, dormire, sognare forse. Ma qui è l'ostacolo. Quali sogni possono assalirci in quel sonno di morte, quando siamo già stipanati dal groviglio mortale? Quale sogno ci trattiene? È la remora questa che di tanto prolunga la vita ai nostri tormenti. Chi vorrebbe, se no, sopportar le frustate e gli insulti del tempo, le angherie del tiranno, il disprezzo dell'uomo borioso, le angosce del respinto amore, gli induci della legge, la tracotanza dei grandi, i calci in faccia che il merito paziente riceve dai mediocri, quando di mano propria potrebbe saldare il suo conto con due dita di pugnale. Chi vorrebbe caricarsi di grossi fardelli, imprecando e sudando sotto il peso di tutta una vita stracca, se non fosse il timore di qualche cosa dopo la morte, la terra inesplorata, donde mai non tornò alcun viaggiatore, a sgomentare la nostra volontà e a persuaderci di sopportare i nostri mali, piuttosto che correre in cerca d'altri che non conosciamo. Così ci fa vigliacchi la coscienza. Così l'incarnato naturale della determinazione si scolora al cospetto del pallido pensiero. E così imprese di grande importanza e rilievo sono distratte dal loro naturale corso e dell'azione perdono anche il nome.